Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Zexocraft. Infatti oggi ci troviamo qua per iniziare un nuovo progetto. Come ben saprete, nelle scorse settimane, anzi per meglio dire la scorsa settimana, avevamo iniziato il progetto del bosco in mezzo alla foresta, cioè del bosco custom, ecco, che per ora andremo a sospendere perché mi è venuta una nuova idea che va assolutamente applicata il prima possibile. Come tutti saprete, io nella mia vanilla verso questa direzione qua, infatti dobbiamo andare un po' avanti, proseguendo verso questa direzione troveremo una cosa, ovvero il portale dell'End. E voi mi dite, sì Zay, ok, il portale dell'End, bello, carino, tutto quello che vuoi, ma cosa ci devi andare a fare effettivamente? Bene, ve lo spiego in poche parole. Essendo che nel nostro mondo ci siamo concentrati solo e principalmente nell'area di spawn, quello che voglio fare è andare a iniziare a modificare anche il resto del mondo. E voi mi dite, sì Zay, in che senso vuoi modificare anche il resto del mondo? Dovete sapere che una delle cose che ho sempre voluto fare è modificare l'End, ma effettivamente alla fine non l'ho mai modificato. Voi mi chiederete, ma sì, ma perché non l'hai mai fatto? Semplicemente perché è lontano molto, ma molto da casa. Ciò corrisponde giustamente al fatto che io non riesca a procedere a portarmi velocemente tutte le risorse e tutto il necessario per costruirlo nella loro posizione. Quindi di conseguenza col tempo ho abbandonato, per modo di dire, questo progetto. Anche se tutt'oggi è un progetto che io voglio riprendere perché lo adoro. Quindi dovrebbe trovarsi esattamente qua il nostro caro e amato buco. Quindi scendiamo qua sotto, e non riesco mai a waterclatcharmi. Comunque scendendo di qua abbiamo il nostro end portal. Infatti è proprio qua sotto, dove c'è ancora il nostro caro e amato duplicatore di sabbia, che oggi andremo a distruggere, perché da oggi in quest'area sorgerà una nuova struttura, ovvero il nuovo portale dell'end. Quindi ci settiamo anche lo spawn, già che ci siamo. Ok, e a questo punto quello che voglio andare a fare è molto semplice. Però ragazzi, prima di decidere se costruirlo qua, perché effettivamente qua diciamo che è il portale in cui ho, diciamo, la principale concentrazione di farming, perché fidatevi che poter duplicare la sabbia e tutti gli altri materiali è importantissimo, devo fare una cosa, ovvero valutare se ci sono altri portali più vicini a casa. Quindi faccio un attimo una piccola ricerca e vi aggiorno fra pochissimo. Ok, bene, dopo una breve ricerca confermo che quella più vicina è questa. Non ce ne sono, quindi il problema è che qua ho dovuto sacrificare pure i nostri 12 end portal frame per andare a creare il duplicatore, e quindi devo andare un po', diciamo, a riprogettare anche lo stile qua attorno, cosa che in realtà a me non piace tanto. Quindi in questa situazione ho solo due possibilità, ovvero scegliere tra il cercare un'altra zona e andare a fare una cosa molto semplice, ovvero sacrificare gli end portal frame e vedere come andarle a sostituire. Perché ragazzi, l'idea è quella di costruire un mega cratere qua attorno, da cui poi eregge un'area gigantesca, e per questo motivo penso che andrò a sacrificare queste cose. E forse sapete che ho un'idea per decidere? Beh, sceglierete voi cosa fare, perché infatti faremo una cosa molto carina, ovvero quella di andare a fare un sondaggio su Instagram. Quindi a momenti saprò la vostra risposta. Bene ragazzi, dopo aver aspettato un bel po' di tempo ho finalmente i risultati, e i risultati parlano chiaro, ovvero quello di andarne a cercare un'altra. Quindi in questo caso so già dove andare. Beh, diciamo che però è un po' lontanina da questa, perché infatti la prossima, che è l'unica che ho trovato, diciamo AFK, si trova alle coordinate 564 2596, quindi diciamo un bel po' lontana. Ok ragazzi, dovrebbe essere qua più o meno a queste coordinate, quindi 564 2596, quindi esattamente in questo blocco qua. Quindi ora scaviamoci sotto ed eccoci arrivati in questa stronghold, e abbiamo pure compagnia. Naturalmente ho completato pure questo, infatti come potete ben vedere anche questo è full. Ma che diamine mi scusi, ma che diamine sta facendo lei? Ma stava rompendo la porta per quale... Vabbè, non mi faccio domande. Vabbè, quindi useremo questo qua. Quindi, il progetto è molto semplice, ragazzi. L'idea è quella di andare a creare un mega cratere attorno a tutta l'area, per poi andare a fare una specie di fonte energetica, una specie di raggio, che viene caricata da delle specie di generatori attorno a quest'area, che poi vanno a concentrare un raggio che parte verso lo spazio dal portale dell'End. Naturalmente devo ancora pensare bene a tutto il progetto, ma naturalmente la base è questa. Però, essendo che prima, come avete
notato, ho chiesto su Instagram dove andare a fare questa struttura. E visto che avete visto anche quanto poco ci ho messo e quanto cerco di integrarvi, vi ricordo di fare un salto su Instagram se avete la possibilità e lasciare anche un bel segui, perché non fa mai male. E soprattutto almeno potete partecipare a questi sondaggi e decidere la mia sorte. Ma detto questo, diciamo di iniziare col progetto. Allora, prima di tutto voglio poter valutare l'area da una postazione più alta, quindi dal centro di questa zona. Quindi quello che vado a fare molto semplicemente è scavarmi sopra. E ho una strategia anche molto semplice, ovvero questa qua. Sì, diciamo che non è sicuramente la migliore strategia esistente, però sicuramente può tornare molto utile, anche perché in teoria non siamo troppo in profondità. Dovremmo essere abbastanza bassi. Infatti abbiamo già raggiunto la terra e siamo già fuori. Perfetto, quindi questo è il centro della nostra, del nostro end portal. Ora quello che voglio fare io è creare un un'area circostante, ora ho pure perso il mio buco, di un bel 40x40, quindi andare a creare una perfetta circonferenza. Per far ciò naturalmente mi serve molta ma molta terra, e per fortuna dallo scorso episodio abbiamo recuperato molta ma molta molta terra, che ci tornerà eccessivamente utile durante tutto questo episodio. Quindi la andiamo a prendere per benino tutta, ci alziamo di svariati blocchi da qua al centro, quindi una roba del genere, e da qua ora ci allarghiamo di un anzi no, perché così poi viene un po' scomodo. Faccio una cosa più carina. Da qua mi allargo 20 blocchi in ogni direzione, quindi all'incirca una roba del genere da questo lato, e poi proseguiamo anche verso gli altri lati. Ok, quindi ci allunghiamo anche verso questa direzione di 20 blocchi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, meglio ricontare da capo. Ok, sono a 16 blocchi, quindi 17, 18, 19, 20. E infine manca l'ultimo lato, che è quello di fronte verso questa direzione, quindi questo qua. Perfetto, ora tiriamo un bel su così, in questa maniera che voglio avere una bella visione della superficie. E a questo punto abbiamo l'area della grandezza, che verrà il cratere in questa zona. Quindi direi che verrà bello bello grosso. Ma a questo punto giustamente arriva lo step numero 2, ovvero quello di creare l'effettivo cratere. Quindi per creare l'effettivo cratere devo andare a creare una circonferenza. Naturalmente per creare una circonferenza devo essere preciso. Il problema di andarla a fare in zone come questa è che è tutto irregolare. Ciò corrisponde alla difficoltà molto semplice, ovvero quella che è difficile andare a creare un'effettiva struttura lineare con un'irregolarità del genere, perché non posso avere un'area piatta, diciamola così. Bene, quindi per la circonferenza andrei a partire dall'area un po' più pianeggiante, quindi questa qua. Quindi partiamo da un 4 blocchi di larghezza in questa maniera, per poi passare ad un 3 blocchi, poi obliteriamo quest'albero e facciamo 2, dopodiché altri 2, e ora facciamo una sequenza di 5 da 1, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 in questa posizione qua. E ora molto semplicemente rifacciamo 2, quindi qua facciamo 2, qua andiamo a fare altri 2, qua ora vado a fare 3, e infine qua vado a fare 4, quindi 1, 2, 3 e 4. E ora molto semplicemente vado a creare l'effettivo cratere in quest'area, in modo da avere almeno l'idea di quanto viene grosso. Quindi sì, mi tocca scavare un pochetto. Almeno voglio rendere piatta quest'area, quindi sì, mi tocca lavorare un bel po'. Quindi direi che qua sì, devo scavare anche questo. Comunque ragazzi, fatemi sapere nei commenti, secondo voi quali altri progetti sarebbero interessanti oltre alla ristrutturazione del portale dell'End da fare. Magari essendo che proprio l'End è una delle dimensioni che ho lasciato di più al suo destino, perché è l'unica in cui non ho ancora buildato nulla, fatemi sapere se vi potrebbe interessare tipo andare a costruire effettivamente qualcosa nella dimensione del dell'End, non del Nether, perché nel Nether abbiamo già costruito l'avamposto, ma effettivamente un qualcosa. Comunque, altre novità, essendo che mi avete sempre detto: Zay, ma fai troppi tagli nei tuoi video. Signor Enderman, ma perché tu guardi? Io mi chiedo perché ti guardo. Che tanto poi tu ti arrabbi. Io ancora non. Sì, dai, attaccami, che ora muori. Gentilmente schiatta. Dai, fatti sotto. Fatti sotto. Devi morire però. Altra novità è quella che, visto che mi avete sempre detto che volete episodi in cui non taglio tutto quello che faccio ma che ve lo mostro, da oggi cercherò di fare il più possibile questa cosa qua, ovvero di mostrarvi ogni mio singolo cambiamento. Quindi fin dal momento in cui sto scavando fino al momento dell'effettiva costruzione. Ciò a cosa corrisponde che non avrete tantissimi video, cioè che in un video non vedrete tantissimi cambiamenti, ma poi piano piano vedrete tutti i cambiamenti. Quindi ora, pecora mia, devi schiattare e andiamo a finire tutta quest'area qua. Ok, ora tiriamo giù
solo gli alberi, che è l'unica cosa rimasta di questa vecchia area. Andiamo a tirare giù pure quest'albero qua e pure questo qua e anche quello lì. Perfetto, a questo punto, signori, vi presento l'area, cioè un quarto della circonferenza effettiva che andremo a creare in quest'area. E già così, ragazzi, potete capire quanto sarà imponente quest'ultima. Naturalmente, come vi ho detto, sarà un mega cratere qua al centro che ci collegherà al portale dell'End in una maniera molto particolare. Ma poi ci saranno altre piccole chicche da fare. Però detto questo, devo solo fare anche tutte le altre zone. Quindi, beh, a questo punto ci vediamo non appena avrò finito. Bene, ragazzi, dopo svariate ore di lavoro vi presento l'area totalmente completata. Anche se in realtà vi devo dire che non mi soddisfa abbastanza. Per i miei gusti è un po' piccolina. E sì, comunque mi sono portato un letto perché dovevo viaggiare molto tra l'End e l'Overworld per riparare lei, la pala. Però mi sa un po' di piccolina, ragazzi. E come sapete, nella Zexcraft cose piccoline non possono esistere. Quindi cosa andiamo a fare? Beh, allarghiamo il raggio di altri 10 blocchi da ogni lato. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 blocchi. E anzi, sai che ti dico? Se dobbiamo fare le cose enormi, facciamole bene. Aggiungiamo altri 5 blocchi. Ora direi che sarà molto grande. E con la pioggia, signori, vi presento l'area completamente vuota. E forse vado a dormire perché se mi si riempie tutta di neve potrei seriamente irritarmi. Quindi vai a dormire velocemente e grazie mille. Oh no, lui lo odio. Lui da slowness. No, non osare colpire. Non osare, muori. Signori, e direi che adesso è grande come la volevo io. Ora sì che siamo nella Zexcraft. Ora sì che possiamo creare una struttura gigantesca. E come vi ho già detto, non finisce qua, perché poi in questa zona andremo a creare una circonferenza ancora più esterna, come se fosse uno stadio, che poi va a portare tutto al centro. E fidatevi che il risultato finale sarà un qualcosa di veramente magico. Ma per questo dovrete attendere molti episodi. Però, detto questo, possiamo procedere col prossimo strato, ovvero con la prossima procedura, più che prossimo strato, ovvero quello di appiattire tutto questo mondo, ovvero raggiungere fino a là sotto. E c'è pure delle gravel. Cavolo, maledizione, non me ne ero accorto di quella. Quindi niente, mi toccherà scavare molto. Mamma, quando dico molto molto. E fidatevi che questa parte non la volete vedere, perché ci potrebbe richiedere molto tempo. E ora sono al giorno 836. Vediamo quanto ci metterò a finire tutti questi buchi. E signori, dopo 29 giorni più o meno, sì, facendo un calcolo rapido, sì, passati nella Zexcraft, vi presento questo buco totalmente scavato. Penso che la fatica che ci ho messo per scavarla non è mai stata paragonabile, perché tra togliere acqua, gravel e tutto quello che c'era ci ha voluto realmente una vita. E in più però una cosa positiva c'è, ovvero quella che ho trovato, uno slime chunk. Però allo stesso tempo c'è una cosa, ovvero sì, ora abbiamo raggiunto l'altezza del portale del Nether, cioè dell'End. Però ora dobbiamo passare agli step successivi, perché non finisce qua. Perché ora che abbiamo il buco mancano tutte le decorazioni. Infatti dobbiamo partire dalla piattaforma da cui regge il portale. Ma per far ciò mi tocca scavare altri blocchi. Quindi sì, mi tocca scavicchiare tanto, tanto. Quindi sì, devo annientare qualche altro livello sotto il portale. E signori, finalmente abbiamo tutta l'area completamente scavata. Questo è il cratere in cui sorgerà una delle strutture più imponenti della Zexcraft, dove andremo a costruire uno dei portali dell'End più belli mai visti. Infatti avrà un tema sci-fi, perché infatti sarà, come vi ho già detto, una cosa alquanto fantascientifica, ecco. Quindi ci sarà molto da lavorare. Ma detto questo, signori, è il momento di iniziare a costruire. Quindi partirei dal pavimento. E per farci, devo andarmene un attimo a casa, perché infatti adesso che ho recuperato tutto quello che mi serviva, ovvero i deep slate tiles, quello che dobbiamo fare è rimpiazzare tutto l'intero pavimento con questi ultimi. Quindi partendo da questo punto andiamo a piazzarli in questa maniera. Infatti ho già scavato un livello più in basso proprio per dar spazio a questi blocchi, in modo da poterli piazzare senza alcun tipo di problema. E fidatevi che ne serviranno tanti, ma tanti. Proprio per questo ne ho presi tanti, perché infatti dovremmo andare a fillare il tutto in questa maniera. E questa cosa potrebbe richiedere veramente, ma veramente tanto tempo. E comunque, beh, il vantaggio di costruire a fianco a un portale dell'End è quello che per riparare gli strumenti ci metto letteralmente mezzo secondo, perché ho letto tutto qua. Però la parte più complessa è recuperare le risorse, farmarle e poi soprattutto costruire. Perché costruire, quando si costruisce un progetto così grande, il problema è proprio questo, ovvero il tempo che necessita per essere completato. Perché infatti ora voi direte:
direte: sì, Zay, ma cioè, cosa, quanto vorrei metterci? Affilare un pavimento, alla fine devi solo riempirlo, piazzare dei blocchi. Non devi scavare, non devi cambiare utensili, non devi fare nulla di che. Sì, però è grande quanto un intero mondo questo pavimento. Quindi proprio per questo richiede decisamente tanto, ma tanto tempo. Anche se vi devo dire che tra scavare e piazzare blocchi, sinceramente preferisco piazzare blocchi. Perché perché scavando devo anche faticare, star lì ore e ore. Qua mi basta solo premere un tasto e in pratica ho finito. Quindi sì, ci vediamo non appena avrò piazzato tutti questi blocchi. Quindi mai. E giustamente non mi bastano, quindi devo andare a fare rifornimento. Beh, diciamo che alla fine mi sono bastati con la seconda ondata, anche se me ne sono rimasti particolarmente pochi. Però detto ciò, guardate già che bell'aspetto poderoso che sta assumendo quest'area. Bello potente, bello poderoso, bello grande. E dal prossimo episodio, signori, quello che faremo è iniziare ufficialmente con la creazione del portale, delle decorazioni, dello stile sci-fi. Quindi ci vediamo nella prossima episodio della Zexcraft. Detto questo, vi auguro una buona continuazione. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!